Domani ultimo appuntamento in campionato per il Pescara, che chiude la stagione regolare a Venezia contro gli Arancio Nero Verdi. Partita delicata per i biancoazzurri di Pillon, a cui basta fare un punto per avere la certezza matematica della permanenza in Serie B. Pillon perde lo squalificato Coda, espulso contro l'Ascoli, ma avrà al centro della difesa Perrotta, che farà coppia con Gravillon. In Veneto va anche Campagnaro, che è stato convocato per questa sfida, ma andrà in panchina, esattamente come Michele Fornasiero. Convocato anche Filippo Falco, che è pienamente recuperato e che potrebbe trovare spazio. Partita in corso. Porterò sicuramente in panchina, poi vediamo, perché chiaramente non c'ha 90 minuti sulle gambe, è due giorni che si allena con noi, però ce l'ho a disposizione insieme anche a Campagnaro. In mezzo out Brugman, la corsa al sostituto del sudamericano prevede due soluzioni: o Carraro playmaker con gli interni che resterebbero Macini e Valzania, oppure proprio Macini in mezzo con l'inserimento di Koulibaly nel ruolo di mezzala. Il centrocampo nostro ha sempre fatto molto bene, perciò però Koulibaly è sempre allenato bene, è un giocatore che stimo molto, perciò vediamo, anche Carraro ha fatto una buonissima settimana. È solo un problema di scelta e basta. Carraro è più ordinato, più classico, mantiene la posizione, bravo in fase di transizione. Machine forse c'ha più colpi tecnici, però meno ordinato. Il Pescara all'ultimo esame dell'anno dunque, il Venezia può ancora agguantare il quarto posto, ma dipenderà anche da quello che il Palermo farà a Salerno. Se i rosanero vincono, la squadra di Inzaghi si deve accontentare della quinta piazza. Il Delfino però ha il destino nelle sue mani. Fare punti al peggio significherebbe chiudere i conti con un'annata da cui bisognerà imparare molto per non ripeterla nel prossimo futuro.